In questa piccola lezione vorrei affrontare la ricerca della simmetria di un punto dato, un punto che generalmente chiameremo P. Perciò, dato un punto con le generiche coordinate xy, il nostro interesse è quello di determinare quali possono essere le coordinate del suo corrispondente simmetrico, dove però bisogna specificare quale sia l'asse di simmetria. L'asse di simmetria potrà essere l'asse della scisse, l'asse X, oppure anche l'asse di simmetria potrà corrispondere all'asse Y delle ordinate. Come terzo caso, la simmetria potrà essere eseguita rispetto all'origine, oppure potrà essere eseguita rispetto ad un punto H. Vediamo nel dettaglio ciascuno di questi quattro casi. Il nostro primo esempio prende come asse di simmetria l'asse della scisse, l'asse X. Se P è il nostro punto nel piano cartesiano, il punto simmetrico rispetto all'asse della scisse avrà come ascissa lo stesso valore e come ordinata avrà il valore esattamente opposto all'ordinata del punto P. Perciò la scissa la si ricopia e invece l'ordinata la si cambia di segno. Importante precisare che il segmento PP' che congiunge i due punti deve essere perpendicolare all'asse di simmetria. Questo significa che PP' incontra l'asse di simmetria esattamente nel suo punto medio. Passiamo ora al secondo caso. In questo secondo caso la simmetria sarà svolta rispetto all'asse delle ordinate. Perciò, con un discorso analogo, partendo da un punto P nel piano cartesiano, avremo che il suo punto simmetrico avrà la stessa ordinata y, invece avrà come valore della x il suo valore opposto. Ecco che quindi le coordinate saranno meno x e y. Anche per questo caso valgono le due considerazioni che il segmento PP' deve essere perpendicolare all'asse di simmetria e il segmento PP' è diviso a metà dal punto medio, che è il punto di intersezione tra il segmento PP' e l'asse stesso. Nel nostro terzo caso la simmetria sarà svolta rispetto all'origine. Perciò velocemente potremmo capire che il simmetrico di P rispetto all'origine si troverà congiungendo P con l'origine e prolungandola di un segmento congruente. Perciò il punto simmetrico avrà come valore della x l'opposto e come valore della y opposto. Rimane ora l'ultimo caso. In questo ultimo caso vogliamo trovare il punto simmetrico di un punto A appartenente al piano cartesiano rispetto ad un punto H. Indichiamo le coordinate del punto A attraverso la notazione xA, yA. E indichiamo le coordinate del punto H attraverso la notazione xh, yh. Sapendo che il punto simmetrico si troverà congiungendo A con H e proseguendolo di un segmento congruente, il problema è quello proprio di trovare le coordinate del nostro punto B. Dal disegno che vediamo, però, ricordiamo che questo richiama il concetto di punto medio. Ossia, questo segmento misurerà identicamente a quest'altro segmento. H sarà il punto medio, perciò ricordiamo che la scissa del punto medio si trova come media aritmetica delle scisse dei due estremi. XH si trova facendo la semisomma di XA con XB. Perciò, ricavandosi la formula inversa, possiamo trovare che la scissa dell'estremo B si trova attraverso il doppio di xh meno xdA. Ma quindi in maniera analoga si potrà fare lo stesso
anche per l'ordinata del punto B. Concludiamo questa piccola lezione con un esercizio numerico. Dato il punto di coordinate 4, 3, iniziamo determinando il suo simmetrico rispetto all'asse delle x. Fatevi sempre un piccolo disegno, vi consiglio, in cui mettete il punto A nel piano cartesiano, considerate l'asse delle x e trovate quindi il suo simmetrico. Quindi vediamo che la x rimane costante e cambierà soltanto il segno della y, che quindi da 3 diventerà meno 3. Ricordate quindi che quando la simmetria è rispetto all'asse delle x, si modifica soltanto il segno della y. Vogliamo ora determinare il simmetrico rispetto all'asse delle y. Sempre con un piccolo disegno che ci rende tutto molto più facile, trovare la simmetria rispetto all'asse delle y equivale a dover individuare un punto A' che abbia lo stesso valore della y, cioè il valore 3 rimane costante, invece quello che cambierà sarà il valore della x, che perciò da 4 diventerà meno 4. Quindi abbiamo visto che il punto simmetrico rispetto all'asse delle y è quel punto che si ottiene modificando soltanto il segno della coordinata x. Ora è il momento della simmetria rispetto all'origine. Nello stesso modo, questo è molto facile, il punto A' si ottiene modificando sia il segno della coordinata x sia il segno della coordinata y. Quindi bisogna invertire i segni di entrambe le coordinate. Siamo ora arrivati all'ultimo punto. Vogliamo trovare il punto simmetrico rispetto al punto H. Ricordiamo quindi che H corrisponde al punto medio del segmento ottenuto congiungendo A col suo simmetrico A'. Ricordiamo quindi le formule scritte prima, sfruttiamo la formula inversa che ci permette di trovare la coordinata di un estremo conoscendo il punto medio e il primo estremo. Quindi, facendo i calcoli, avremo che la scissa dell'estremo che stiamo cercando A' assume valore 0. Facciamo la stessa cosa anche per il valore della y, quindi per trovare la coordinata y del punto simmetrico A' che stiamo cercando, basterà fare il doppio del valore della y del punto H meno il valore della y dell'estremo noto. Ecco che quindi possiamo scrivere qua in basso che il punto simmetrico che stiamo cercando avrà come coordinate 0 e meno 5. Solo per chiudere in bellezza, rappresentiamo questo ultimo punto. Vediamo quindi in maniera molto netta che il simmetrico di A rispetto al punto H è proprio il punto A' che ha come coordinate 0 e meno 5. Abbiamo concluso questa lezione e se vi interesseranno altre piccole lezioni su altri argomenti, potrete cercarle nel mio canale. Buono studio a tutti quanti!